comincia la nostra vacanza per Fuerte. Perché esattamente, vi chiederete? Perché stamane abbiamo preso la macchina per andare a fare il rinnovo della mia carta d'identità, che non è che era scaduta. La controdenuncia. La controdenuncia, spiega bene. Perché avevi denunciato lo smarrimento e invece ce l'avevi. Ecco. Quindi hai fatto la controdenuncia. Io l'ho fatta nel 2009 quella carta, nel 2012 l'ho smarrita, ho fatto la denuncia di smarrimento. E poi è accaduto che fino al 2017, cioè oggi, io quella carta la usavo, ma mi dicevo, ma non è valida, mille problemi a destra e a sinistra, mi sono la patente. Con la patente riuscivo sempre a spignarmela e quindi non pensavo mai di rinnovarla. Oggi invece per il viaggio a Fuerteventura bisogna avere per forza la carta d'identità rinnovata, valida, perché se no si rischia che arrivati lì succede che ci dicano lei signorina può andare e lei no, e io lì ovviamente direi amore allora torniamo indietro, no, andiamo poi. Vado. Dove vai? Cioè, al doppio. Te partiresti senza di me? Per andare fuori? Insomma andrebbe via senza di me. E niente, quindi abbiamo rinnovato, quindi su quello siamo a posto. Ora attendiamo solo l'arrivo del giorno, ovvero mancano ancora quanti giorni? Più di un mese, ma io non vedo l'ora. Non vedo l'ora perché è tanto che non faccio una vacanza. Un mese e 9 giorni. Voglio farmi tipo la mia valigia tutto da sola, metterci dentro tutte le cose, a morire, telecamere. Le cose, faremo un bel vlog fatto bene, perché guarda, noi siamo andati su YouTube a cercare vlog di Fuerteventura, ne abbiamo trovati due fatti bene, dove uno, cioè voi guardate vlog Fuerteventura, vedete tutto Fuerteventura, anche in generale tutta gente che va là, mette musica e fa vedere il posto e basta, ma non parla, non spiega niente. Così abbiamo trovato solo due vlog fatti un pochino bene, ma niente confronto a quello che porteremo noi. Noi porteremo proprio, che gireremo tutta l'isola di Fuerteventura, faremo vedere tutti i posti più significativi, ci sarà una bella descrizione per ogni posto, sì. Perché noi leggiamo, ci informiamo prima di andare nei posti, non siamo animali all'avventura, ci divertiamo così. E questo è quanto, quindi per a posto, siamo a posto della carta d'identità, ci vediamo nella prossima, dove sicuramente credo prossimo vlog che parliamo di Fuerteventura. Vediamo, dai, comunque nel prossimo vlog vi parleremo di quello, cioè il prossimo pezzo, vediamo che cos'è. O sarà la sera prima del viaggio, che, cioè, oggi vi ho detto una cosa che è inerente al viaggio, capito? Abbiamo fatto una cosa per il viaggio e l'abbiamo messa qua. Poi se faremo altre cose inerenti al viaggio le rimetteremo qui. Vabbè ragazzi, un saluto da Lady Chris. Ciao a tutti.